Partiti i lavori alla limonaia della Villa Medicea di Careggi, patrimonio UNESCO, con l'affidamento alla ditta esecutrice. Gli interventi complessivi sulla limonaia ammonteranno a 650.000 euro da completare poi con la parte impiantistica per un valore di 150.000 euro. La conclusione è prevista in 15 mesi. La limonaia è la parte della villa da destinare allo svolgimento di cerimonie e eventi culturali che ospiterà anche un'area a ristoro. Questo è il primo step di un percorso in tre fasi che ci impegnerà in questi anni, ha spiegato il presidente Eugenio Giani durante un sopralluogo. Dalla limonaia passeremo poi alla villa vera e propria, che entro la fine del 2024 diventerà una delle sedi degli Uffizi diffusi, che noi chiamiamo Uffizi Toscana. Gli interventi già eseguiti sulla Villa Medicea di Careggi, tra cui il completamento del restauro della facciata, ammontano a poco meno di 2 milioni di euro a fronte di un totale di investimenti previsto che sfiora i 9 milioni di euro. Per quanto riguarda poi il recupero del parco, la Regione partecipa al bando del PNRR per parchi e giardini storici, dal quale potrebbero arrivare 985.000 euro. Da segnalare poi fra gli interventi sulla villa preferita da Lorenzo il Magnifico, il finanziamento di 1.150.000 euro del Ministero della Cultura per il recupero delle pitture murali cinquecentesche dei saloni interni. Indubbiamente recuperare ai cittadini con finalità culturali lo spazio è davvero una grande impresa. Ne siamo orgogliosi anche perché poi si trova immersa e si trova, diciamo così, ad essere riferimento di quello che Careggi è da un punto di vista sanitario, l'ospedale principale dell'Italia centrale. Sarà anche un modo perché chi qui vive il proprio disagio possa avere un riferimento, un'oasi di pace come la limonaia, il giardino, poi la villa possono consentire.